la fermezza su quello su cui bisogna essere fermi, la difesa dei propri diritti, la difesa della dignità come esseri umani, la difesa della democrazia non deve mai mancare. Se noi siamo arrivati a questo punto è perché siamo un popolo un pochino, come dire, seduto, viziato e borbottante, anziché essere un popolo che combatte, no? In America ce l'hanno fatta, hanno eletto Obama. Noi abbiamo la tendenza a pensare che dobbiamo aspettare un leader che ci salvi, ma verrà mai qualcuno? Quando vado a fare gli incontri, dibattiti, eccetera, anche quando giravo per presentare Viva Zapatero, la domanda della gente più frequente era: ma adesso che arriva Prodi le cose cambieranno? Come sempre questa idea della delega, che proprio è questa che fa sì che ci mettono i piedi in testa. La democrazia non è delega. La democrazia non è delega e la democrazia non è fatta di voto, cioè le elezioni sono la parte meno rilevante della democrazia, perché ci sia una democrazia ci deve essere prima libertà d'espressione, libertà di parola, libertà di viaggiare, opportunità più possibilmente simili a prescindere dalle condizioni di nascita. Ci deve essere il diritto all'informazione, il diritto allo studio. Poi votare è una formalità che si esplica nel momento in cui ci rendiamo conto che, non potendo andare tutti quanti in Parlamento, è più sensato eleggere dei nostri rappresentanti che parlano per noi, e allora votiamo. Ma se non c'è tutto quello che ci deve essere prima, non si può parlare di democrazia, altrimenti c'è la democrazia pure in Afghanistan. Le elezioni non ci vuole niente a manipolare il voto, a manipolare l'opinione pubblica, come vediamo, a comprare i voti, non ci vuole niente, non ci vuole niente. E tra l'altro è stato pure depenalizzato, tra le altre infinite porcherie che hanno fatto nell'ambito della giustizia. Non è praticamente un reato comprarsi i voti, cioè devi dimostrare che te li compri in cambio di denaro, mentre invece i voti non si comprano mai in cambio di denaro, sono sempre voti di scambio, si ottengono dei favori, degli appalti, eccetera, eccetera. Non è che si ottengono direttamente soldi, quelli che danno i 50 euro ci sono, perché ci sono tante persone per cui 50 euro fanno la differenza, ma non è questo il problema cruciale, così come è stato depenalizzato l'abuso in atto d'ufficio, cioè tutto ciò che fa sì che la corruzione possa esistere. La corruzione è più o meno il 5% del PIL, che è tanto, io non ci capisco una mazza di economia, ma è evidente che se ci sono degli sprechi in questo paese, sono sicuramente in quella direzione, e che i tagli andrebbero fatti in quella direzione, perché si vivrebbe meglio e perché potremmo non risparmiare sulla scuola, riducendoci appunto a un popolo completamente sottomesso, per fare che cosa? Poi perché abbiamo deciso che dobbiamo fabbricare solo scarpe, non so, non credo che sia questo. È evidente che queste scelte politiche non sono scelte fatte per il bene del paese, sono scelte fatte per il bene di pochissimi, e a questi pochissimi dobbiamo fargli sentire la nostra forza. Assolutamente, quello che state facendo è importante, è fondamentale, di voi hanno molta paura, non c'è bisogno che facciate chissà che, è sufficiente, e mi rendo conto di quanto sia difficile, che continuate senza fermarvi finché non avete ottenuto quello che dovete ottenere. Ho concluso. La violenza, o che pensa di prendere queste strade, va considerata una spia, perché al 99% dei casi è una spia, all'1% solo un coglione,
non va ascoltato perché è pericoloso sicuramente per tutto il resto, punto. Dopodiché bisogna cercare di essere uniti e bisogna semplicemente continuare, ribadisco, continuare, non stancarsi, lo so, può essere, è faticoso, ma sarà pure divertente, lo so quanto tutta questa fatica, la fatica si fa se dovete studiare come hanno fatto gli altri movimenti, come hanno fatto, come stanno facendo in altri paesi in questo momento. La politica non c'entra niente con quella che loro chiamano politica. La politica fondamentalmente consiste nello stare in mezzo alla gente e parlare, questo è il lavoro che dovete fare. Non è che potete aspettarvi che se voi indite un'assemblea o una manifestazione così spontaneamente partecipino tutti e nel momento in cui non partecipano restare delusi e dire ah qui la gente non ci sta, qua si stufa subito, fa una cosa, domenica non c'è nessuno. Questo è borbottare, non è combattere, giusto? La gente la devi convincere, la gente normalmente ha paura, bisogna spiegare parlando con ciascuno che dovrebbe avere paura non di quello di cui ha paura, che sta facendo che sta facendo delle scelte che sono controproducenti, e voi questo siete capaci sicuramente di spiegarlo. È soltanto la fatica di parlare o appunto pensare, delegare anche ai media, questo anche fa parte di una delle deformazioni che ci vengono da questo sistema di comunicazione, che siamo convinti che la gente dovrebbe stare con noi soltanto se aprendo il giornale c'è scritto sono simpatici oppure hanno delle felpette alla moda, e per cui tutti, se aspettate quello è chiaro che non succederà o durerà molto poco. Se invece vi prendete l'impegno di parlare, fate un'operazione veramente politica e veramente significativa che cambia le cose profondamente. È normale che la gente si stanchi, il problema è fare i passi giusti per non sprecare energie, scegliere gli obiettivi giusti, capire quali possono essere le cose che possono coinvolgere più o meno, discutendone insieme, dando retta a quelli che hanno più talento per queste cose. Esistono, ci saranno sicuramente anche tra di voi. Non seguire strade autoritarie e semplicemente continuare a fare quello che fate, che sicuramente anche dal punto di vista culturale vi sta arricchendo più di tante altre esperienze, immagino, che abbiate fatto finora.